Questa sessione ovviamente diciamo, noi ci aspettiamo che voi ci raccontiate il lavoro che ASVI sta facendo, ricordare che stiamo all'interno di questo mese di seminari speciali sullo sviluppo sostenibile e poi ovviamente sono sicura che vi siete già accordati con Fabrizio su come impostare i lavori. Quindi io le passerei direttamente la parola, professore. Io sono pronto a partire quando volete, vi ringrazio, mi dispiace di non essere lì, ma avevo altri due eventi oggi del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile qui a Roma e quindi possiamo cominciare quando volete. Prego, la parola a lei, cominci, l'ascoltiamo. Benissimo, buongiorno a tutti di nuovo, è un piacere poter contribuire alla vostra riflessione. Il tema che avete scelto per questa sessione è il tema delle disuguaglianze ed è il tema che, con cui abbiamo voluto aprire l'evento di apertura appunto del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Con Fabrizio siamo stati a Napoli al Palazzo Reale lunedì scorso in un convegno che è stato articolato in 4 sessioni e abbiamo scelto apposta di trattare il tema delle disuguaglianze in modo trasversale. Uno dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile riguarda il tema proprio delle disuguaglianze, il numero 10, ma ce n'è un altro, che è il numero 5, che riguarda le disuguaglianze di genere. In realtà tutta l'agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite a settembre del 2015 usa le disuguaglianze come metro del successo o dell'insuccesso dello sviluppo. Infatti il motto dell'agenda 2030 è No One Left Behind. Quindi l'idea che questo raggiungimento degli obiettivi non vada guardato solo in termini di medie statistiche, evidentemente anche le Nazioni Unite conoscono bene la storia del polo di Trilussa, ma bisogna guardare alle distribuzioni da un punto di vista territoriale e da un punto di vista interno, no? A ciascuna generazione, per ciascuno dei temi, dalla povertà, all'abitazione, all'educazione, allo sviluppo economico, all'occupazione, alla qualità dell'ambiente e soprattutto in termini intergenerazionali. Infatti, come ci ha ricordato Maurizio Ferrera in un evento qualche mese fa, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile affronta di fatto in tutte le sue forme il tema della ingiustizia, dell'ingiustizia appunto all'interno della generazione attuale, ma soprattutto tra generazioni. Quando uno dice lotta contro le disuguaglianze può restare un po' sul vago, ma quando poi si entra nei dettagli, perché oltre ai 17 obiettivi ce ne sono 169 di sottoobiettivi molto dettagliati, ecco, entrando in questo dettaglio si capisce molto meglio che cosa intende l'Agenda 2030 e cosa in qualche modo l'Italia ha sottoscritto, visto che tutti i paesi del mondo hanno sottoscritto questa agenda, quando parliamo di lotta alla disuguaglianza. E qui la questione diventa molto più articolata e anche un po' più difficile, questo è un modo per stimolare anche Fabrizio su questi temi, ma anche chiaramente l'obiettivo. Il primo sottoobiettivo di questo obiettivo 10, che si chiama ridurre la disuguaglianza all'interno di e fra le nazioni, il primo sottoobiettivo dice che i governi devono entro il 2030 raggiungere e sostenere progressivamente la crescita del reddito del 40% più povero della popolazione ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale. Quindi c'è una chiara scelta per, ma neanche il 10% più povero, per il 40% più povero, perché i dati OCSE ci mostrano come a essere rimasti indietro nel corso degli ultimi 20 anni, soprattutto in alcuni paesi, sia bene il 40% della popolazione. Il secondo sottoobiettivo
dice entro il 2030 potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro. Il terzo obiettivo è quello forse, sottobiettivo è quello forse più sfidante, perché dice garantire a tutti pari opportunità, e fin qua chi può dubitare della necessità di cercare di dare pari opportunità, ma poi aggiunge e ridurre le disuguaglianze di risultato, anche attraverso l'eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie e la promozione di adeguate leggi, politiche e azioni in questo senso. Capite che qui il passaggio è molto più articolato, perché non si dice soltanto la uguaglianza in termini di pari opportunità, ma poi anche di andare a ridurre le disuguaglianze di risultato, perché evidentemente i cosiddetti mercati e le istituzioni non assicurano che un'uguaglianza di opportunità si trasformi poi in una ragionevole e minima disuguaglianza di risultato. Quando Fabrizio Barca all'interno dell'ASBIS ha assunto proprio la leadership di questi temi, ci ha ricordato continuamente gli articoli fondamentali della nostra Costituzione, in particolare l'articolo che appunto fa riferimento alla rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo delle persone da tutti i punti di vista. A Napoli abbiamo scelto di trattare quattro temi e direi che l'interconnessione di questi temi è apparsa ancora più forte di quanto avevamo immaginato disegnando il convegno. Abbiamo scelto il tema dell'educazione, della cultura, il tema dell'accesso al credito e dello sviluppo dell'imprenditoria, il tema dell'alimentazione, della salute e infine il tema del reddito e delle politiche di welfare, quindi lavoro, reddito e così via. Vi cito soltanto alcuni dati che sono stati tra quelli che hanno personalmente mi hanno più colpito, in parte era la mia presentazione introduttiva, ma in parte sono stati anche dati forniti dagli altri introduttori, per esempio da Fabiano Schivardi. Ora forse non tutti sanno che c'è uno squilibrio fortissimo in termini di risultati, misurati con il test PISA dell'OCSE, tra chi va all'asilo e chi non va all'asilo. Cioè i bambini e le bambine che non sono andati all'asilo hanno un 80, più dell'80% di probabilità di non avere le competenze adeguate a 15 anni, l'82% in lettura in particolare. Chi invece è stato all'asilo per 2 anni ha una probabilità del 34%. Sappiamo dalle scoperte della scienza quanto quell'epoca, quell'età iniziale sia fondamentale per lo sviluppo dei bambini, e quindi è evidente che il non accesso ad asili nido, l'impossibilità di accedere appunto, come invece possono permettere di fare coloro i quali magari hanno redditi più elevati, di fatto faccia partire subito il distacco, l'handicap, che poi si riflette successivamente. E si riflette perché lo sappiamo, c'è una fortissima correlazione tra risultati e status dei genitori. Pensate che nel 2015 gli appartenenti, i 15enni appartenenti al quintile più ricco della popolazione, solo nel 6% dei casi non hanno le competenze minime. Chi invece appartiene a famiglie con il primo quintile, quindi il 20% più povero, nel 37% dei casi, quindi ci sono 30 punti di differenza, non hanno le competenze minime. Ma poi questo si riflette, lo sappiamo bene, nella speranza di vita. Chi raggiunge una laurea ha 5 anni in
più di speranza di vita rispetto a chi non ha nessun titolo o la licenza elementare. Questi sono solo alcuni degli esempi, ma l'altro dato, mi avvio alla conclusione, che ci ha colpito molto, che mi ha colpito molto, è il dato che Schivante appunto portava, che mostrava come solo il 10% degli imprenditori in Italia che gestiscono imprese con dipendenti, quindi non parliamo del bottegaio, diciamo, all'angolo della strada, solo il 10% è in possesso di un titolo di studio terziario. Il 90%, anzi il 45%, ha un diploma di scuola superiore, il 45% ha a malapena un titolo di terza media. Questo non è quello che accade in altri paesi, al di là dei miti. Schivante ci spiegava come negli Stati Uniti, per esempio, questo elemento è totalmente invertito. E perché questo aspetto invece per noi è così importante? Beh, perché in gran parte dei casi un ragazzo che esce dall'università andrà a lavorare in un'impresa in cui l'imprenditore ha un titolo di studio nettamente inferiore rispetto al suo e quindi forse non riuscirà a valorizzare neanche il capitale umano. E questo si vede anche in alcuni dati. Insomma, vorrei continuare, ma mi fermo qui, con tre messaggi che così condivido con voi. Il primo messaggio ha a che fare con il cambiamento di mentalità, riconoscendo che la disuguaglianza attraversa trasversalmente tutte le dimensioni della nostra vita e che, secondo ormai tante analisi condotte da Locke e altri, è uno dei motivi della bassa crescita economica e non necessariamente l'effetto. Questa è un'importante inversione, perché ha a che fare con la paura del futuro, con l'incertezza e quindi con la poca assunzione di rischio in una situazione difficile. Il secondo aspetto, che è un'altra connessione con la discussione che abbiamo fatto nell'ultima sessione di lunedì scorso, ed è il tema del welfare. Il tema del welfare si discute tanto di reddito minimo oggi, no? E anche stamattina in una trasmissione televisiva c'era chi distingueva tra chi è povero e quindi va aiutato e gli altri che invece che cos'è questo reddito minimo. Ecco, pensiamo al caso di uno studente, anzi di un ragazzo che ha un lavoretto di 400 euro al mese e invece ha un'idea notevole da sviluppare. In mancanza di uno schema che aiuti questa persona a sviluppare la propria idea in termini naturalmente di credito ma anche di sussistenza nella fase di sviluppo, beh, questo ragazzo, questa ragazza tenderà a restare con 400 euro al mese sperando magari di prendere qualcosina di più avanti. Quello che intendo dire è che le politiche che creano resilienza nella persona, che creano non linearità, che consentono alle persone di rilanciarsi, le politiche di welfare di questo tipo richiedono scelte diverse da quelle fatte quando si pensava che lo sviluppo avrebbe trainato sollevato tutte le barche e che tutt'al più c'era una piccola crisi da gestire in 6 mesi, un anno, con strumenti provvisori. No, qui sappiamo che i cambiamenti futuri, e uno delle slide che ho mostrato lunedì su dati OCSE ancora, ci mostra come l'Italia sia uno dei paesi più a rischio di impatto delle nuove tecnologie sul lavoro, non solo in termini di perdita di posti di lavoro, come molti dicono, ma di cambiamento radicale delle mansioni, del modo con cui i lavori avvengono. Ed è qui dove l'assenza di politiche attive del lavoro e di politiche di formazione lungo tutto il ciclo di vita mostrano tutta la loro gravità, l'assenza mostra tutta la loro gravità. Ecco, questi sono solo alcuni spunti per dirvi che parlare di sviluppo sostenibile non è soltanto una questione ambientale, ormai con l'agenda 2030 questo tema l'abbiamo
chiaramente assunto l'insostenibilità sociale, quella economica, quella ambientale e quella istituzionale, sono tutte strettamente interrelate. E concludo con ricordando una frase che ho citato appunto l'altro giorno, pronunciata da un parlamentare del partito di maggioranza, anzi scritta da un parlamentare del partito di maggioranza, in una chat che coinvolge un po' di giornalisti, un po' di politici, un po' di economisti e così via, in cui scriveva: come alcuni di noi sostengono da gran tempo, i nostri problemi sono bassa crescita e alto debito, e ora anche le sofferenze bancarie. Ma quasi tutti parlano d'altro: redistribuzione, povertà, sostenibilità, diritti, tutte cose sacrosante, ma completamente fuori tema per l'Italia di oggi. Ecco, io credo che se ci sono ancora persone che la pensano in questi termini, la salita è ancora molto dura, salvo poi scoprire che il mondo litiga su alcune cose, come quelle che abbiamo visto al G7, e forse una delle ragioni per cui la Germania è rimasta così stizzita della posizione del presidente americano è perché tra qualche settimana hanno il G20 in Germania, e il G20 parla di temi come disuguaglianze, sostenibilità e così via, ma appunto qualcuno ritiene tutto questo chiacchiere da bar. Grazie.